Bella zi, su Instagram ti ho raccontato la storia un mesetto fa di Dino Impagliazzo. C'è sta leggenda a Roma di quest'uomo che veniva chiamato lo chef dei poveri. Qualcun altro lo chiamava nonno chef e oggi ti racconto la storia sua. Bene, c'è sto signore, Dino, che nasce in Sardegna, si trasferisce a Roma. Un giorno passeggiando per Roma gli si avvicina un mendicante e gli chiede qualcosa. Ah, non soldi però, gli chiede un panino. Dino viene folgorato da sta cosa. Folgorato male, eh? Torna a casa con la moglie Fernanda e comincia a preparare panini, uno dopo l'altro, per distribuirli in giro a chi ne ha bisogno. A quel punto la missione di Dino nella vita è far mangiare chi c'ha fame. Mo un appunto. Quattro figli impegnati nel sociale, il primogenito Marco, mi sembra sia il primogenito, presidente della comunità di Sant'Egidio, più i nipoti, pure loro impegnati nel sociale, Dino era religiosissimo. E io invece personalmente mi definirei un allegro cinico agnostico. C'è una frase di Stefano Benni stupenda: non so se Dio esiste, ma nel caso esista dovrebbe vergognarsi. Però so opinioni, è soggettività, e se c'è una cosa che ti insegna tu nonna religiosa da piccolo, da piccola, è che ci stanno le persone che fanno e le persone che non fanno, al di là della squadra. Magari con Dino Impagliazzo non ci saremmo trovati sul piano della religione, ma per il resto so anni che l'avrei voluto incontrare, però quest'anno è venuto a mancare. Quest'anno, no, luglio 2021. Quest'anno solo però siamo riusciti a organizzare questo video proprio nella Ollus che lui aveva fondato per portare cibo dalla stazione Tuscolana alla stazione Ostiense. Andiamo a scoprire come si lavora, andiamo a scoprire cosa fanno le persone che fanno per gli altri in un periodo poi così emotivo come il Natale, quando c'è anche magari un po' più bisogno di abbracciare. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Entriamo da Roma More, l'Ollus fondata da Dino Impagliazzo. Ecco Antonella, che è una delle persone con più esperienza nel gruppo. Sì, esatto, ho iniziato quasi 10 anni fa, dopo la morte di mia madre. Cercavo qualcosa, diciamo, di un certo valore, perché palestra, piscina, basta. Ho trovato questa associazione, mi sono trovata bene, poi Dino, il nostro fondatore, un uomo dal carisma unico, fino alla morte che è sopravvenuta l'anno scorso, e a 92 anni ancora serviva i pasti, andava al mercato a recuperare cibo, tutto. Quindi insomma un'icona da seguire sicuramente. E dopo 10 anni io sono ancora qui con tanto entusiasmo come il primo giorno. Quanti panini fate a giornata? Ogni turno ha un target. Noi per esempio, io sono la referente del sabato e noi serviamo sia la stazione Tuscolana, e lì sono un'ottantina di persone, 70-80 oscillano. Poi abbiamo San Pietro sempre il sabato e lì pure oscillano 110-120-130, sono tanti. Tutto il giorno a fa panini? Tutto il pomeriggio. Tutto il pomeriggio a fa panini? Sì, panini, la pizza, tagliamo la pizza, abbiamo i dolci che andiamo a recuperare, poi di là in cucina si fa il sugo, si cuoce la pasta, poi si imbaschetta, si fanno le buste e si va in piazza con i mezzi propri o il furgoncino. E mo vediamo però chi è che fa proprio sti panini, perché Anto sta facendo i pacchetti, però chi è che condisce? E ecco qua. Sono Umberto, vengo da Marzo, e mi trovo qui tramite una casa di accoglienza dell'asilo Savoia che si chiama Monica Landini e Valerio, parlando con loro che sono dei... E mi hanno fatto venire qua a fare volontariato. È da marzo che vengo, mi trovo bene, è una passione che mi piace e cerco di proseguire questo mio cammino perché è una cosa buona. E spero che anche altre persone potrebbero venire a fare questa cosa. E poi abbiamo pure, queste sono le coincidenze, persone che sono alla prima esperienza oggi, come... Mi chiamo Gaia, ho scoperto questa associazione tramite Roma Altruista, che appunto è un'associazione per fare volontariato, e anch'io cercavo qualcosa per poter fare di più per le persone che hanno, diciamo, di meno. Una cosa, intanto sto a guardare i panini, bello. Ma una cosa bella è che tutte queste realtà sono tutte collegate. Tu per esempio hai nominato Roma Altruista. Sì, io ho cercato volontariato Roma e il primo risultato era questo sito Roma Altruista, che appunto connette tutte le possibilità di fare volontariato a Roma, come questa qui, appunto questa associazione dove sono venuta io oggi. Quindi se vuoi aiutare c'hai le info. E mo manca Giovanni. Oggi infatti ai dolci troviamo Giovanni. Da quanti anni è che stai a Roma More? Allora dunque, io prima del Covid mi sono messo in contatto con appunto questo punto, con questa associazione tramite Roma Altruista. T'hanno rubato l'argomento prima. Sì, lo so, però tagliamo. No. Mi sono trovato prima del Covid qui,
mi sono messo in contatto con loro, poi dopodiché ho abbandonato un attimo perché appunto osteggiato dal fatto del Covid, bisognava stare a casa, mascherina, organizzazione, e quindi di conseguenza, e adesso ho ripreso dopo che si è tranquillizzata la situazione, ho ripreso di nuovo a venire a dare una mano per quello che posso fare. Mi sembra tanto. Prima Rita ci ha raccontato del cibo, cioè della storia proprio come arriva qui, i dolci da dove vengono? Comunque viene tutto offerto praticamente, quindi la realtà dal bar, dalla pasticceria, il ristorante, il forno. Esatto. Cioè tipo sta torta, la crostata è stupenda. Sì, ce ne sta anche un'altra sotto poi. C'è un'altra crostata sotto, è vero. Queste sono due crostate che ci manda, ecco, vedi, il piacere del gusto. Questo è un amico nostro che collabora e ci mette proprio da parte tutto quello che possiamo ancora utilizzare. Queste persone sono belle. Ma ieri c'erano arrivati mille foglie, profiterol, diplomatici. I cornetti sono di Cancelliere, per esempio, che è un'altra... Mazza, oh. Sì, Cancelliere lì alla Caffarella, capirai, alla Rotacchi Venturi. Loro proprio alcune volte mi fanno trovare veramente i cabaret pronti, caldi, che me li sfornano per ma erano già amici di Dino? No, no. Ah, quindi col tempo continua. Li abbiamo acquisiti piano piano. Mo che abbiamo rotto abbastanza le scatole qua, andiamo in cucina a lavorare pure un po' noi, sennò che siamo venuti a fa'. Andiamo. Eccoci qua, Rita, che sta a fa' il sugo. A Rita chiediamo come funziona un turno proprio da Roma Amore. Allora, il turno si arriva, diciamo, verso le 4 del pomeriggio, alle 16, si prepara il sugo per fare la pasta, oppure il minestrone con le verdure, poi prepariamo i vari sacchetti con il panino, il dolce, e questa sera invece facciamo la pasta al forno con la mozzarella e il sugo di pomodoro. Noi viviamo di provvidenza, noi andiamo al mercato il sabato, ritiriamo, diciamo, le verdure da Orvieto, e poi il sabato sera lo stesso andiamo dai signori che anche loro ci regalano le verdure, che ovviamente non vanno più ma direttamente vendute dal mercato. Sì, alla via Orvieto noi al sabato alle 2 del pomeriggio, cioè grosso modo verso le 14, andiamo dai banchetti e loro ci regalano le verdure, che ovviamente non vanno vendute, e andare a lunedì non sarebbero più utili. Il resto del cibo, tipo la pasta, il sugo, chi è che li dà? Allora, la pasta normalmente ci viene fornita dal banco alimentare, come anche i pelati eccetera, però in questo periodo un po' particolare con l'Ucraina, infatti non ci stanno dando più niente, onestamente, per cui viviamo un po' sempre di provvidenza. Anche singoli, privati? Esatto, anche delle persone, come oggi una mia amica mi ha regalato 8 kg di pasta, ieri un signore, lo stesso, un socio, ha portato 100 litri di olio. 100 litri di olio? Esatto, per cui in questo periodo ci diamo tutti una mano, perché ovviamente non avendo altre alternative. Poi invece per i salumi, ringraziamo a Dio, abbiamo il Todis, oppure la Fiorucci, che loro ci chiamano e quando ci sono dei prodotti andiamo lì a prenderli, di modo che noi possiamo fare, come avete visto oggi abbiamo fatto il panino con la bresaola. Compito da fammo in cucina, sbuccia le mele, perché stasera come dolce ci saranno pure le mele cotte, quindi noi stiamo qua a lavorare e ci vediamo dopo, a tra un pochetto. Abbiamo finito le mele con Gaia, ora andiamo a vedere il menù di oggi, la pasta con ragù. Adesso la mettiamo dentro al forno. Quant'è di pasta questa? Allora, questi sono 7,5 kg. 7,5 kg di pasta. E di ragù? Siamo circa, penso, 6-8 litri. 6-8 litri di ragù. Guarda, pure tu, vai. E mo mettiamo le mele sul fornello. Hai visto come siamo bravi a dare fastidio in una cucina? Però così stiamo a scoprire cose. Un po' di acqua sulle mele. Una bella mestolata. Aspetta, dicevo, una bella mestolata. Ce n'è una con un po' di buccia, deve essere una De Luca, che si è sbrigato per fare la gara a chi ne tagliava di più. Coperchio e aspettiamo. Però forse in realtà era mia, perché io sono più sbadato di Luca. Oppure una bella sfida a sbadataggine. Forse sì, aspettiamo. Mentre aspettiamo mettiamo mozzarella, besciamella e parmigiano sulla pasta, come sta a fare Giovanni. Giovanni continua a fare le teglie, che stanno a venire tutte belle. Giovanni, che lavoro fai? Il barbiere. Il barbiere, però guarda un po'. La mano è delicata. Ah, è vero, è l'attenzione alla mano, probabile. non c'ho il polso di Giovanni, Seconda. A sto punto, parmigiano.
E la terza teglia ce l'avevo. Ti posso dire, abbondiamo con la besciamella. Che rispetto a Giovanni sono stato troppo parsimonioso. Altro parmigiano. E mo sì, siamo a casa d'altri, quindi tentiamo di non fare troppo i disturbatori. Però la teglia così. Allora adesso mettiamo la pasta dentro il forno, facciamo fondere la mozzarella, fare la crosticina e la pasta è pronta. Poi dopo, invece di impiattarla, noi le mettiamo nelle vaschette. Quindi dopo dobbiamo fare pure l'impiattamento. Tolta la pasta dal forno, si fanno le porzioni. Guarda un po'. Hai visto Rita com'è impegnata? Guarda come le fa precise, le fa. A teglia più o meno, so, tra le 12 e le 15 porzioni. Tiè, si finisce di fare le scatole e mo' andiamo a distribuirle. La differenza tra una mensa organizzata e una distribuzione, non che sia meno organizzata, ma è in giro, è proprio lo sta in giro. Che vuol dire? In questa maniera sei più esposto, tu che distribuisci, a un plasma sociale variegatissimo e quindi cambia anche il tipo di rapporto. Trovi persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi difficoltà, che sono lì riunite. Te lo faccio spiegare da Alessia. Magari puoi trovare l'anziano, la persona fragile, il ragazzo padre, insomma persone che stanno in difficoltà economica, che per un pasto magari si trovano a fianco, insomma, il microcriminale. Esatto, personaggi un po' pesanti, violenti, alcolizzati, sotto stupefacenti, e quindi magari fanno la fila e stanno al freddo, però sono appunto situazioni totalmente diverse, quindi è vero pure che tante persone magari che escono dal carcere non hanno neanche tante opportunità, però appunto si crea questa anomalia che tu vedi persone, ecco, magari l'ottantenne che dovrebbe stare a casa in un letto caldo, che invece sta in fila per una cena che sì, per quanto vuoi è sempre una cena insomma modesta fra virgolette, pure se noi ce la mettiamo tutta, ma però la pasta è quella. Sì, ma più che altro a volte ci stanno pure i bambini, quindi cioè, e queste cose appunto ti colpiscono tanto, perché poi adesso lo vedrete anche voi, ci stanno sfaccettature di ogni tipo e quindi insomma sono situazioni molto molto toccanti. Sì, sì, sì. La forza di Roma Amor è pure questa, la creazione di Dino è anche stata proprio bella perché va incontro a questo tipo di difficoltà. L'importanza di quello che ha fatto Dino è che ha creato una rete di persone più o meno giovani, di tutte diciamo le provenienze e con idee tante volte anche completamente opposte, che appunto si prendono cura di queste persone e che gli danno la giusta importanza, nel senso che purtroppo la società... Intendi anche una persona magari appunto che non crede o che... Sì, 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 noi andiamo dal musulmano all'ateo al cristiano. Lì per aiutare però. Tutti uniti per la stessa causa, perché purtroppo quello che non si capisce è che molto spesso nella vita si cade e non sempre c'è chi ti aiuta a tirarti su. E questa è una cosa che può accadere a chiunque. Quindi se tu non c'hai una famiglia alle spalle, non c'hai un patrimonio alle spalle, perché tante volte basta perché che perdi il lavoro. Se non c'è un gruzzoletto da parte, magari non riesci più a pagare un affitto. E Luca, c'è un motorino dietro. Ci sono persone che magari molto oneste, che non è che prendono, sfondano una porta e toccano una casa. Quindi, che ne so, la persona proprio per bene prende, non riesce a pagare l'affitto, prende le sue cose e se ne va. E finisce in strada. Se adesso andiamo nella piazza che è proprio antistante la stazione Tuscolana, e la cosa, guarda, veramente importante che ha fatto Dino è che ha dato importanza a queste persone, cioè ognuna di queste persone che per la società probabilmente non hanno va troppo di corsa questa società, quindi non tiene conto di questa gente, è che loro sono importanti, ma sono veramente importanti perché sono persone, come ognuno che ha una sua importanti. Storia, bravo, tutti siamo importanti. Ma ancora di più proprio queste persone che non hanno nessuno. Se non avessero noi, cioè già non hanno niente. In più se non avessero noi, cioè come farebbero? Neanche un pasto. C'è gente che viene che sono 3 giorni che non mangia alcune volte. Soprattutto i primi giorni che tu finisci in strada non sai dove andare, non sai dove dormire, non sai dove mangiare. Poi dopo, sì, dopo un mese, 2 mesi, la sopravvivenza fa sì che tu capisci in che giorni mangi da una parte, in che giorni mangi dall'altra, dove ti puoi dormire in maniera un pochino più protetta. Stasera vedete una piazza che è la stazione Tuscolana, ma lo stesso vale per stazione Ostiense, per piazza San Pietro. Si stanno riempendo sempre di più. È tanta la gente che arriva. No, non è andato positivo. E siamo alla stazione. Mo
con la videocamera stiamo attenti, perché stiamo a chiedere a tutte le persone che sono venute se gli va di essere ripreso, ripresa, se gli va di parlare. Tra un po' cominciamo la distribuzione, se qualcuno gli va di parlare ci parliamo, chiediamo com'è anche il rapporto con Roma Amor, iniziamo. Una cosa da dire, tutti gentili, cioè fino adesso sono state tutte persone, ci stiamo a parlare, si vede anche magari qualcuno in difficoltà che davvero sta male, sta con le coperte e tutto, tutte persone disponibili, gentili. Namo. I banchetti vengono differenziati in base a cosa si distribuisce. Per esempio c'è metti il panino col maiale e il panino senza maiale per chi è musulmano. Poi si fa un altro banchetto a parte che vedi là per i dolci. E poi magari a parte il banchetto per la pasta, per il caldo. Allora, qui abbiamo Julian che ci racconta come si trova con Roma Amor. Mi sento bene perché mi porta qualcosa di mangiare, mi porta vestiti, mi porta tutto quanto quello che ne servono. Come li hai scoperti? Bene. Noi siamo qua di tanti anni. Dino, tutti quanti. Io sono con la famiglia, loro mi aiutano, mi danno quello che mi servono. Ah, perché danno anche i vestiti, eh? Danno tutto vestiti quanto, e da mangiare. Tutto quanto, quello che ne servono, troviamo da loro. Io grazie. Per il momento grazie. C'hai bimbi che vanno a scuola belli, puliti, precisi, che studiano, mia figlia, e vanno anche bene a scuola. Mia pure figlia pure va a scuola, mio figlio va a scuola, dopo la scuola mio figlio va a fare calcio, dopo mia figlia fa pattinaggio e a oratorio sopra. All'oratorio? Sì. Cioè per la chiesa? Sì. Santa Maria Auxiliatrice? Sì. Grazie per il momento, ma anche della simpatia, di sta qua tranquillo scialla a parlare. Vi ringrazio a tutti, ringrazio a Roma Amor, ringrazio a tutti quelli che mi aiutano. Pure Irene, sono... che ti porta pure regali. Che adesso che andate d'amore d'accordo. Pure Irene, vedi? Grazie. Tutti quanti. Qui abbiamo Giovanni che pure lui sta qui con noi stasera con Roma Amor. Giovanni, quando è la prima volta che li hai scoperti, li hai trovati? Diciamo io residente a Roma da 4 anni, e partecipando alla comunità, io venendo anche con persone che ovviamente senza tetto e dormendo in comunità, ha portato me a conoscere Roma Amor o anche comunità di Sant'Egidio, Dono di Maria, questo tipo di cini qui. E sono queste le cose che aiutano, cioè sono queste le realtà grazie alle quali si riesce pure ad andare avanti. Anche donazioni anche di vestiti, lavando i tuoi vestiti, quello diciamo le più necessità che a te servono. Quindi ci stanno sia i singoli sia le comunità che aiutano. Comunità di più. Questo tu è solo diciamo mensa distribuita per chi diciamo senza tetto, vive per strada, ha problemi economici o difficoltà in ricerca di lavoro, tutto questo tu. Cioè, grazie un sacco. Molto piacere. Buona serata. Qui abbiamo Romeo. E Roma Amor ti ha aiutato con le coperte invece, a te singolarmente? Sì. Con il cibo invece come ti ha aiutato? Ho mangiato un poco. È giusto. Quanti lavoro in Roma, mangio. Ah, lavori durante la giornata a Roma e poi vieni a mangiare qua? Non lavoro. Da maggio. Da maggio non lavori e mangi grazie a Roma Amor. Porto un mese a maggio qua, la 12 mesi alla statuar. Le stazioni. Ah no, grazie davvero, buona giornata, buona serata, però buona. Mo' è tempo di chiudere il furgone e di andare a casa, mo facciamo le conclusioni del video magari passeggiando. Oh! È andata bene? Com'è andata? È stata bella impattante, ma poi ogni sera più o meno, 4 sere a settimana, vivete a livello di cuore... Beh, siamo 3 gruppi, 4 gruppi che fanno. No, a livello di cuore di fatica sì, ma a livello di cuore di emozione, nel senso ti entra dentro facile. Se ti entra non la lasci più. Molti poi li conosci, diventano... Enrico è poetico. Tutto sta in bocca. Lui è il nostro marshmallow. Quindi fate volontariato, veniteci a trovare, dateci una mano. Venite pure alle altre piazze. Soprattutto questo periodo serve la mano, perché quello, cioè dopo che Dino non c'è più, immagino anche l'Elo Carisma, esatto, l'associazione ci abbia bisogno della botta. Non solo, ma anche a livello economico. Quindi noi abbiamo un codice fiscale, se qualcuno ci vuole dare il 5 per 1000. In descrizione mettiamo tutto, ragazzi.
materiale, ragazzi. Esatto, ma anche una donazione, capito? Le coperte, le tende, i sacchi. Anche aiutare in realtà letteralmente sì, dentro in cucina. C'è il nostro sito, andate sul nostro sito e lo vedete. romamor.org, entrate e vedete tutto quello che facciamo e che potete e fare. E soprattutto noi ci mettiamo la faccia, come si dice. Sempre. Andiamo a fare le conclusioni e salutiamo i ragazzi. Buona serata. Ciao, grazie a voi. Persone che controllano se gli hanno appena rubato il cellulare o qualcosa sono le stesse persone che appena gli si avvicina uno che è arrivato troppo tardi al turno gli danno la propria pasta per non farlo rimanere a stomaco vuoto. La gente qua si aiuta tutta. Al di là del come ci sei arrivato, della tua etnia, della tua religione, ci sta il rom come un ragazzo magari italiano, come una ragazza estera che era venuta qui ma poi ha perso tutto, come una persona che invece sta male sia psicologicamente magari che fisicamente. Io spero di essere riuscito a trasmettere, anche se credo di non averlo fatto bene quanto Mary è riuscito ad arrivare a me e a Luca che stavamo là, la forza delle persone, l'amore delle persone, la forza aggregante del cibo. Persone che venivano qua, che magari manco venivano a mangiare, venivano a stare con la persona che mangiava per starci un po' insieme, che non la vedevano da un po', tutti in cerchio con il tè caldo, con la birra, con l'acqua, con il panino, a parlare con gli altri e a stare insieme in stazione. A parte che ci vorrei tornare, ma ti auguro un buon Natale e ti auguro che sta bene. È stata un'esperienza, Alu, È stata proprio un'esperienza, sì. Nel vero senso della parola. È stata proprio un'esperienza. Mi raccomando, io qua ti metto tutti i link, le informazioni per Romamor. Al di là di questo, te fai sempre. Ti ricordi quello che ti ho detto di mia nonna? Te stai dalla parte delle persone che fanno. Ringraziamo Romamor, ringraziamo i ragazzi e le ragazze, ringraziamo le persone in piazza, anche le persone che si sono fatte riprendere, anche quelli che si sono fatti riprendere. Era Gio. Come Gio? Che però magari non parlavano bene italiano e quindi non potremo magari mettere nel video. Però un abbraccio. E mo famo il finale qua. Ah già, buona serata. Quindi, detto tutto questo, finimola con la frase con cui finimo ogni video. Grazie per il like, grazie per il commento, grazie per il follow, ma grazie soprattutto per essere una bella persona. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua sotto come al solito, Pratt ti sfido amo. Oggi più che altro è Pratt t'abbraccio anch'io e t'abbraccio anch'io. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella zio.